Consigliere Alfonsi, Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi. Cosa si può dire, ma anche a livello personale, su questa sentenza? Bene, anche a livello personale dico questo, che a me non piace mai molto innalzare qualcuno al ruolo di eroe, ma la vicenda di Riace è stata importante e interessante. Ai tempi lavoravo ancora, non ero ancora in pensione e abbiamo molto studiato su come si potesse fare, su come si potesse replicare quel modello, perché teneva insieme il rispetto prima di tutto delle persone immigrate e poi il tema del ripopolamento di una zona abbandonata, di rilancio dell'economia, di rilancio anche del senso di cittadinanza e di legame. Mi pare che Mimmo Lucano, la sua consigliatura, i suoi collaboratori e collaboratrici abbiano lavorato in questo senso. L'ho visto uscire dalla sentenza distrutto, già lo era stato quando era stato imputato e fa veramente male al cuore. Pensare che non c'è la possibilità di spiegare il verso giusto della cosa, lui l'ha fatto, l'abbiamo fatto tante volte. Invece questa volta la magistratura, la legge, diciamo che ha preso la vicenda e l'ha rovesciata nel suo contrario, una cosa fatta di truffa, associazione a delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è una cosa che alla fine abbiamo fatto in tanti, abbiamo fatto tutti, che gli fa solo onore. Però il fatto che la legge si sia messa in questo modo contro è una cosa paurosa. Paurosa per chi l'ha esercitata in questo modo, paurosa per Mimmo Lucano, ma penso paurosa per tutti noi che viviamo in questa situazione in cui alla fine è accettabile che uno chiuda i porti, tenga la gente ferma sulla nave là fuori, la sbeffeggi, dica tanto c'hanno il telefonino, le unghie colorate, la lasci morire a frotte nel Mediterraneo, oppure la tenga chiusa in posti dove tortura, detenzione violenta, la Libia, faccia quegli accordi lì, oppure se ne sbatta che sulla rotta balcanica la gente ci passa gli anni, bambini, famiglie, uomini e donne, piuttosto che, io penso, la difficoltà di usare le normative e le leggi anche comunali per far funzionare in maniera un po' più fluida tutta questa vicenda dell'accoglienza e dell'integrazione. Certo, le leggi vanno rispettate, le norme vanno rispettate, ma questo uomo, la sua consigliatura, ha fatto tutto alla luce del sole. Diciamo che è cominciata con una denuncia, mi pare, dell'ANCI, non voglio fare il nome del partito, ma poi diciamo che Minniti ha deciso di tagliare i fondi, di non darli a Riace. Vedi che c'è una scelta, di politica generale, non vogliamo fare l'accoglienza, gli immigrati, centrosinistra, centrodestra sono l'assedio. E quindi tagliamo le gambe a questa esperienza con tutti i mezzi. Questo è insopportabile per tutti noi, perché vuol dire un paese incivile. Come altro si può dire? Incivile. Ecco. E su questo dobbiamo fare vigilanza. Per questo saremo al presidio martedì alle 17:30 in Piazza Castello sotto la prefettura, per la solidarietà a quell'individuo che si è battuto ma soprattutto per noi, per vivere in un mondo civile, in un mondo in cui si possa pensare di essere l'un l'altro accolti. Oltre a questo non saprei cosa dire, se non proprio tutta anche un'adesione emotiva a questa cosa, no? Perché so quanto a volte, come possiamo dire, una vicenda che tu pensi, concepisci, comunichi in un modo, qualcun altro possa prenderla, rigirarla, sbattertela in faccia e inchiodarti. Non ti ascolta, nel silenzio totale, insomma. Grazie consigliera. Prego.